Hola, ¿qué tal? Somos a la página 32, es un nuevo método, flauta dulce soprano, vado a leer. Ahora aprenderemos otro ritmo, una negra seguida de un silencio de corsea y una corsea. Para los que escuchan el resultado es muy parecido a una negra con puntillo seguida de corchea. Para este ritmo y también para otros que veremos es muy útil probar primero sin la flauta, batiendo el tiempo con las manos y pronunciando la sílaba que corrisponde al ritmo. En este caso, tu. Vado a leer con la mano. Un, dos. Muy parecido. La negra col puntillo, tu, e la negra con pausa di corsea, tu. Ancora una vez, con il nome delle note. Un, dos, sol, la, si, sol, la, si. Anche da un punto di vista musicale non è una gran differenza. Bueno, 133 con la flauta. Aquí nel primo compás está la negra con puntillo y nel quarto la negra con un silencio de corsea y después una corsea. Un, dos. Muy simile a Mozart. Bueno, 134. Un, dos. Parecido, simile a Mozart, ma Mozart sería en ese caso en La mayor. Con Do sostenido. Eso que no conocemos, Do sostenido, es en La menor. La menor. Bueno, ahora un tema con tres variaciones. Attenzione, es interessante el rapporto, la relación tra il tema y sus variaciones. Es muy largo, 64 compases. Un, dos. Thank you.
136, Claude Gervais, un editore e compositore della Belgica, io penso, di Anversa, Antwerpen. Allemande, è una danza che vuol dire Alemanda, dell'Alemania tedesca. Un, dos, tres, quattro. Su una famosa canzone di Nino. Long the bridges falling down, falling down, falling down, e alla fine tutto lo Nino se cascano per terra al suolo, è su un luogo. Un, dos, tres, quattro. Ich noch ein Loch, è una canzone alemana. Hans è un nome, Giovanni, Juan, e Schock ein Loch non so bene cosa è, ha a che vedere, credo, con le caracole. Un, dos, tres, quattro. La melodia che segue è su un delizioso e famoso canon francese, molto amato per quelli che camminano per boschi e monte. Va, fre, qual è la nota? Va, fre, va du matin, va qui souffle au somme de sapin, dori, dori, molto bonito. Può essere il canon col mi? Vado a suonarlo dos veces, io parto primero e usted puede partir como segundo, cioè quando io arrivo al compás numero 3 e a sol, la, la, si, usted puede cominciar con compás numero 1. No es sencillo, ma no es imposible. Un, dos, tres, cuatro. Thank you.
E infine il famoso Oh Susanna, pam 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 pam. Del 1848, una canzone d'America, credo. Prima il 138, ho dice che è Salemano, è Salemando la, il testo della canzone, ma è da una parte della Francia, l'Alsazia, dove la gente parla alemano, però è di Francia. 140. 1, 2, 3. Alla prossima, hasta luego.